da Fano, da Castelremondo ad Ascoli, ma in mezzo a queste che sono città che amiamo e che conosciamo, c'è anche Liegi, Bastogne e molto altro. Parlacene, perché so che tu sei un campione talmente amato che insomma non saremmo soddisfatti se non cogliessimo da te anche qualche piccolo ricordo, che sono i nostri ricordi. Ero piccolo, andavo in giro con la maglia Gavis bianca, insomma una delle tue maglie. Liegi, Bastogne, Liegi, quattro sono state. Qual è la più bella? Ah, sono tutte belle, direi. Tanti mi fanno queste domande, ma francamente non riesco a sceglierne una. Se devo dire una bizzarra, quella che tutti si ricordano è quella che raggiunsi Roche e Criquelion negli ultimi 200 metri. Quella, ormai ero spacciato, loro erano talmente convinti di avermi tagliato fuori dalla partita, perché gli altri anni li avevo sempre battuti, io trovavo sempre loro nei finali della Liegi, sia Criquelion. Povero Criquelion perché adesso non c'è più, mentre Roche c'è ancora, e quindi è quella che è stata la più bizzarra appunto perché è spacciato, ma evidentemente, fortunatamente non c'erano le radioline a quell'epoca, perché se c'erano radioline li avvisavano che stavo arrivando, quindi sono arrivato quasi come un falco gli ultimi 200 metri e li ho saltati d'istinto, diciamo. E poi ci sono tante altre belle corse, ovviamente le tre Frecce Vallone, un Giro delle Fiandre, il Giro di Lombardia, due campionati italiani, primo, secondo, terzo al mondiale, insomma, quindi diciamo che ho fatto la mia carriera, sono soddisfatto, non la cambierei con nessun'altra corsa. Un trionfo ancora più bello, proprio perché insperato, proprio sul rettilineo d'arrivo argentina, che sembrava ormai tagliato fuori dalla lotta finale, è riuscito a recuperare, li ha raggiunti e li ha battuti allo sprint. Bravo, bravissimo argentino. Il mondiale, dici qualcosa del mondiale, perché quando ti accoglieremo ad Ascoli, molti penseranno a quella meravigliosa prestazione, no? Ma il mondiale è stata una cosa particolare anche lì della serie, che venivo da due passate stagioni dove avevo tentato di vincere il mondiale e non c'ero mai riuscito. Alfredo Martini, il commissario, mi aveva sempre portato in palmo di mano, mi ha sempre spronato. Quel mondiale venivo da un incidente, proprio da una caduta alla clavicola, quindi francamente non pensavo di riuscire a prepararmi. Però i miei compagni mi vedevano pedalare e vedevano in me evidentemente quella gamba, quella forza che mi poteva permettere di vincere il mondiale. Sta perdendo terreno, scatta Argentina, azione di forza di Moreno, Argentina. Semplicemente andai in fuga. A quell'epoca avevamo delle nazionali con molti avversari italiani forti. C'era il Saronni, c'era il Moser, c'era il Visentini. Insomma, e quindi la concorrenza l'avevamo in casa a quell'epoca, adesso è un po' diverso, ma, e quindi l'unica chance era anticiparli, quindi andai via d'istinto, perché io tante volte ragionavo così d'istinto, a 70 km dall'arrivo con un gruppo di 10 diciamo componenti abbastanza misti di varie nazioni, quindi ho detto questa è la fuga giusta. E riuscì piano piano a staccarli tutti finché sono rimasto con Charlie Mottè e poi l'ho battuto, diciamo, l'arrivo. Però il segreto è stato l'azzardo anche lì a 70-80 km e costringere i miei compagni forti e probabili anche loro vincitori a proteggermi, perché avendo la maglia azzurra devono per forza proteggermi. Certo che io dovevo dimostrare di stare davanti, insomma, ed è quello che sono riuscito a fare, per fortuna. Moreno Argentina ancora al comando, Moreno ormai in vista del traguardo, Moreno Argentina è campione del mondo, Moreno Argentina è campione del mondo.